la Casa dei Popoli di Casalecchio di Reno, provincia di Bologna, una struttura dei militanti del Partito Democratico. Qui c'è il comitato di Bonaccini. Queste cosa sono? Queste sono delle castagnacce. Cominciamo bene. Al gruppo dirigente io non ho mai chiesto di lavare i piatti o di venire a mescolare le tagliatelle in cucina, ma di far bene il loro lavoro. Su questa porta qui, io gli ultimi segretari, gli ultimi 7-8 segretari, li ho visti tutti. Appena siamo fuori, di tutto sto rumore qui non rimane niente. La mia paura è quella. La mia paura è quella. Se poi aggiungo che a lavare i piatti ce n'è sempre meno. Ce n'è sempre meno. E come si fa? Chiudi la clip. La prima festa dell'unità l'ho fatto dal 46, benissimo, e ho ancora da smettere. Scusate, ma a che ora arriva? 21? No, la tagliatella. Ah, la tagliatella. Beh, mi auguro adesso, che noi eravamo in coda per quello. Ah, ecco. Ah, tocca anche a noi. Qui, dopo i primi dati, è calato il silenzio, c'è grande sconforto. Dovrebbe uscire a parlare Dario Nardella. Non ci aspettiamo nulla fino a quando non avremo i risultati definitivi, e per i quali dovremo aspettare molto. Vi ringrazio davvero. Ellie Schlein sta vincendo, però, di là. Non lo so, ci hanno detto così. Non so se è vero, non sappiamo se è vero. Che ne pensate? L'asso nella manica, eccolo. Forse non dovevo dirlo. Non deve dire le carte che ho in mano. La prima cosa che vi chiedo è di mandare da qui un grande applauso e un abbraccio a Ellie Schlein. Da domani, quindi, a dare una mano per il rilancio del PD. Grazie a tutti. Sarà tempo, si riparte, sono le sconfitte, poi ci si rialza, dai. Passo alla volta, l'importante è tenere insieme il PD. Senta, le servo un digestivo che mi sa che le fa comodo. No, no, non abbiamo digestivi qua, visto? Che ci vuoi fare? Speriamo che sia la persona giusta. Un po' di aria nuova, dai. Vabbè, sta il problema. O no? Questa donna, questa nostra compagna, ha un'energia che la si vedeva bene, una persona molto... che questo possa servire anche per mobilitare e per ricaricare delle persone che oggi, da questo punto di vista, non ci guardavano più. Se qualcuno mi viene a aiutare, mi fa piacere. Glielo porta Ellie Schlein. Ecco, però non a chiacchiere.